Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi parlerò di mitologia greca perché proprio ho iniziato la settimana scorsa, domenica scorsa, la serie Mitologia greca in sostituzione di Mitologia egizia. E visto che ricapitoliamo un pochino di quello di cui ho parlato l'altra volta, ho parlato della nascita del mondo del caos e del dominio di Urano, fino a quando Urano non viene detronizzato da Crono. Parlando dell'episodio di oggi, voglio dire che però Crono per detronizzare Urano non fu una cosa facile, perché anche se dopo che lui virò ebbe la vittoria facile, ci fu Geno l'ostacolo perché era stata Gea a concepire il piano con lui, ma molte ninfe, molti sostenitori di Urano si batterono contro Crono. E allora Crono richiamò i ciclopi e gli ecatonchiri dal Tartaro, da dove Urano li aveva confinati. Ma non fu buono con loro, poiché dopo che li richiamò, non li lasciò sulla terra, ma li fece rispolverare nel Tartaro, guadagnandosi così il loro odio. Ora, durante il periodo d'oro, la grande età dell'oro degli dei, quella di Crono, non si venne a verificare nemmeno un litigio, una punizione. La situazione era stabile, bellissima, il mondo stava fiorendo, la civiltà umana prosperava. E anche da dire che i raccolti prosperavano, gli dei facevano tutto il loro dovere, si vive in pace e in armonia. Ma all'apparenza, perché non si parla di una vera e propria pace, ma di una pace che si vede dall'esterno. Dall'esterno si può essere tutti bravi, belli, simpatici, ma all'interno si può essere delle serpi, come successe effettivamente con Crono. Perché all'interno, la politica interna praticamente che lui adottava era una politica in cui i suoi oppositori, ad esempio, o comunque i suoi oppositori, coloro che gli servivano quando aveva bisogno, venivano rinchiusi nel Tartaro. Ma per il resto si poteva dire che andava tutto benissimo. Però Crono, a un certo periodo, venne turbato, si turbò e cominciò ad essere turbato come lo era stato all'inizio, poiché nella sua reggia nel Monte Odri, durante la notte, mentre dormiva, iniziò a fare strani sogni. In questi sogni lui veniva richiamata tante volte la profezia che gli aveva fatto suo padre Urano quando Crono doveva emigrare. E questa profezia diceva: quello che tu hai fatto a me verrà fatto a te. E Crono sapeva che un suo figlio allora l'avrebbe detronizzato. E per questo aveva tanta paura. E quindi, anche se prese in moglie Rea, lui sperava tantissimo di non avere figli con lei, perché essendo immortale avrebbe sempre avuto una successione. Non fu così, però. Ebbe la prima figlia, che Rea, appena nacque, chiamò Vesta, ma Crono la mangiò. Lo stesso successe per la seconda figlia, che era Demetra, dea dei raccolti, diventerà la dea dei raccolti. Lo stesso a Era, poi a Plutone, il primo figlio maschio, a Poseidone e a Zeus. Zeus però non fu così, sembrò, Crono credette di averlo mangiato perché ingoiò tutti i figli, ma Zeus no. Lui lo credette perché la moglie Rea, per salvare almeno l'ultimo figlio, l'era distrutta da questo, prese una pietra, la mise all'interno di un fagotto e Crono credeva che quel fagotto contenesse il figlio, lo mangiò. Ma essendo i figli degli immortali, non potevano morire, continuavano a crescere nell'avanzo del padre. E Crono lo capì naturalmente, capì che il figlio era ancora vivo e che doveva stare attento. E infatti Crono ingrassava tantissimo misteriosamente. Però, visto che Rea voleva mantenere il figlio, Zeus lo riuscì a salvare dall'essere violato da Crono. Ma poi lei scomparve per poterlo proteggere al meglio. E allora Crono iniziò a sorvegliare tutto il mondo con i suoi corvi. Rea si andò a rifugiare dalla madre, Gea, in un suo palazzo sotterraneo, poiché Gea era la dea della terra. E dato questo, quindi era sicuro. In seguito portò Zeus, non lo teneva con sé, lei tornò dal marito, e affidò Zeus alle ninfe, Amaltea e Melissa, in una caverna sul Monte Ida. Lei Zeus crebbe finché non divenne adulto. Allora andò a trovare la madre Rea di nascosto e congegnò un piano con lei. E in questo piano lui doveva andare a offrirsi come coppiera a Crono e fu così. Gli diede una bevanda avvelenata e Crono così vomitò i suoi figli. Avendoli vomitati, allora iniziò la rivolta, la grande rivolta contro l'età del d'oro. Tutti i titani, figli dei titani, perché i titani avevano avuto anche loro dei figli, e qualsiasi creatura che era fedele a Crono, iniziarono a ribellarsi, non a ribellarsi, a stare dalla parte di Crono contro il figlio Zeus e i suoi fratelli che erano stati rifugiati da Crono dopo che li avevano ingoiati. Loro, praticamente i fratelli di Zeus e tutti i loro alleati, tra cui i ciclopi e gli ecatonchiri che avevano tanta rogna nei confronti di Crono e che Zeus aveva liberato e li aveva portati sul Monte Olimpo. E in questo modo ci fu una lunga e sanguinosa guerra che durò più di un secolo.
ma alla fine la guerra si concluse con la vittoria di Zeus. Gran parte dei titani vennero puniti con diverse pene. Ad esempio Atlante non era un titano di prima generazione, se riascoltate l'ultimo episodio lo saprete, perché lui era infatti il figlio del titano, se non sbaglio Geo, un fratello di Crono. Ma era stato fedele a Crono, per questo lui venne affidato il compito di sostenere la Volte Celeste, un compito faticosissimo, perché naturalmente, secondo la leggenda, la Volte Celeste era pesantissima. E Zeus però riuscì anche a mantenersi l'amicizia dei ciclopi che mandò nell'Etna, infatti in Sicilia, la maglia Grecia, e a forgiare le proprie armi, e anche degli Icatonchiri che lasciò liberi di girare in alcune pianure sconfinate e lontane dalla Grecia, in modo che non danneggiassero gli esseri umani, ma al tempo stesso fossero liberi. Quindi in questo modo ci fu una situazione molto più calma e rilassata rispetto alla pace apparente di Crono, una pace reale. E fu infatti proprio sotto il dominio di Zeus e dei suoi fratelli e dei suoi innumerevoli discendenti che si iniziò a formare la civiltà greca. Da qui si dirameranno i vari miti, come ad esempio le fatiche di Eracle, Perseo, Teseo, quindi il Minotauro, leader di Lernia, ad esempio, delle fatiche di Eracle. Il fatto sta che comunque tutti questi, la grande civiltà, lo splendore della civiltà greca e di tutte le civiltà del mondo secondo i miti, nacque proprio durante l'era di Zeus, la seconda età dell'oro.